Benvenuti ragazzi e bentornati a scuola. Tra pochi giorni comincerà di nuovo l'anno scolastico. Il 1° di settembre saremo di nuovo tutti quanti insieme pronti per cominciare un anno diverso e molto impegnativo. A partire dal 2 molti di voi saranno qui con noi per i PAI, per i corsi di recupero oppure per tutte quelle attività come l'accoglienza, la partenza dell'internazionale, la vera e propria partenza dell'anno scolastico che comincerà il 14. È molto importante che quest'anno ciascuno di voi, studenti, ma anche genitori e ovviamente noi, docenti, faccia davvero la sua parte. È importante perché la salute di tutti dipende dalla salute degli altri. Quindi alcune regole per vivere bene in società. Troverete ovviamente poi tutto sul sito della nostra scuola e noi ve lo ricorderemo spesso. Prima di tutto, non venite a scuola se avete sintomi influenzali o respiratori o se li avete manifestati nei 14 giorni precedenti o se qualcuno in famiglia ha questi sintomi. Non venite a scuola con la febbre superiore a 37,5 gradi. Se la temperatura corporea supera questa temperatura, dovete assolutamente rimanere a casa. Ci telefonate e attiveremo immediatamente la didattica a distanza per non farvi perdere neanche un istante. Allo stesso modo ricordatevi che a scuola si viene con la mascherina. La mascherina deve essere indossata, deve essere mantenuta sul naso e sulla bocca in tutti gli ambienti comuni, nei corridoi, quando ci si muove, quando si arriva in aula e ci si siede nel banco. Seguite le regole che vengono date dai docenti. Sarà ovviamente abbassata nel momento in cui sarete interrogati, ci saranno dei momenti in cui potrà essere tolta, come per esempio le attività in palestra, ma sempre sotto l'attenzione dei vostri insegnanti. Non potrete usare gli armadietti per mettere e per togliere le vostre cose, quindi dovrete portare con voi il vostro zaino che deve essere riposto sotto la sedia o sotto il banco. È importantissimo, in aula troverete dei banchi monoposto, delle sedie a ripartina, dipende dalle aule in cui sarete stati destinati. Il banco deve rimanere nello stesso identico posto, o la sedia a ripartina, identificato dalla segnaletica per terra, quindi ciascuno seduto nel suo banco, nella sua sedia, senza muoversi all'interno dello spazio. Avrete dei percorsi individuati all'ingresso e all'uscita per le entrate e per le uscite a scuola, scaglionati, qualcuno entrerà alle 8, qualcuno entrerà alle 9:30. Gli intervalli possono essere fatti all'esterno, abbiamo identificato delle zone specifiche della scuola e io vi invito ad uscire all'intervallo, a cambiare aria, quindi andare in queste zone tutti quanti per poi rientrare nelle classi. Le classi vanno areggiate ogni 2 ore almeno e mantenete le finestre aperte il più possibile. Potete comunque mangiare a scuola, il servizio mensa ci sarà, non sarà il solito servizio con il vassoio, sarà un servizio diverso attraverso un'app di prenotazione che vi consegnerà, se lo richiederete, un lunchbox con il pasto caldo direttamente in aula. Le regole sono molto semplici, igienizzare spesso le mani, mantenere la mascherina, mantenere le distanze, la distanza di almeno 1 metro è fondamentale, non creare assembramenti. Vi chiediamo di essere responsabili, siamo in tanti. Siamo una bella comunità, abbiamo voglia di fare lezione tutti insieme perché ci siete mancati tantissimo, la scuola senza gli studenti è vuota, non è scuola. Troverete aule modificate, abbiamo abbattuto delle pareti, abbiamo aule più grandi, qualcuno di voi farà lezione in spazi alternativi come l'auditorium e tutto sommato avrete la possibilità di fare ancora tante attività che siamo riusciti a mantenere. Farete sicuramente scienze motorie, il più possibile all'aperto. Non potrete cambiarvi negli spogliatoi, quindi dovrete venire già vestiti il giorno in cui avrete educazione fisica con la tuta da ginnastica e potete portarvi il cambio delle scarpe. Ecco, per mantenere una comunità che possa lavorare insieme in sicurezza e in salute è importante che ciascuno faccia la sua parte. Contiamo su di voi ragazzi e sui vostri genitori. Voi contate su di noi e chiedeteci tutte le volte quello che non avete capito. Siamo qua per darvi una mano. Buon inizio di anno scolastico a tutti, sarà un anno diverso, ma siamo convinti che finalmente, tornando a scuola, potremo recuperare il tempo perso e creare nuove occasioni per tutti. Impareremo qualcosa anche da questa esperienza.